Grandissimo, in questo video ti faccio vedere la mia dieta e allenamento 3 giorni prima del mio photoshoot. Let's go! E magari ti stai chiedendo, aspetta Giulio, photoshoot, ma non ce l'hai mai parlato? E penso sia fondamentale per tutti che intraprendono una dieta, una fase di definizione, decidere su un obiettivo finale. Perché ci saranno momenti e giornate in cui avremo fame, in cui dovrai spingere, in cui dovrai sacrificarti, e avere quell'obiettivo finale è un ottimo modo per mantenere alta non la motivazione ma la disciplina soprattutto, perché almeno sappiamo di avere un traguardo. Quindi io quando ero partito non ero sicuro cosa avrei fatto, penso che è giunto il momento di fare un bel photoshoot professionale, e quindi fra 3 giorni quello è il mio obiettivo. Di tutto iniziamo con un coffee, meno male che tornato a casa ci abbiamo la moca, e qua c'è del caffè che mi sa che è decaffeinato. Quindi ci andrò probabilmente ad aggiungere anche un cucchiaino di questo caffè istantaneo, questo pure decaffeinato, questo qui che sarà caffeinato, che mi serve proprio. Allora raga, vi faccio vedere il fisico. Io mi sento stramagro, ma è normale, ho fatto ovviamente la mia settimana infernale, quindi mi sono svuotato di tutto il glicogeno che avevo, e adesso in questi 3 giorni prima mi dovrò un attimino riempire. Questa prima mattina appena sveglio, no pump, mamma mia. Diciamo che lo vedo soprattutto sui fianchi, che solitamente i suoi fianchi, e un pochino sull'addome. Veramente raga, penso anche che sto quasi perdendo un po' di massa muscolare. Volevo veramente continuare questa fase di definizione, e può essere che la continuo pure, ma questo diciamo è il primo round. I primi 90 giorni li concludo, poi magari faccio una fase di mantenimento. Pesiamoci, 71,3, però inclusa la telecamera, quindi probabilmente sotto i 71. Famiglia di YouTube, volevo solamente aggiornarvi, sono in camicia perché sono uscito con mio padre a fare la spesa. Prima cosa, mentre mi preparo il pranzo, mi sparo queste mini ciliegine, ed è stranissimo perché ormai sono abituato a non avere fame, non mangiare. Di conseguenza anche adesso che penso comunque che posso mangiare di più, è quasi strano perché quasi che non sono abituato più a mangiare. Stranissimo da dirsi, però mangio queste e poi mi faccio veramente una bomba che non vedo l'ora. Ragazzi, se ne sono andati in 2 secondi. Ragazzi, ed eccoci col primo pasto. È una bomba, non vedo l'ora. Guardate quanto è buono. Oh my god, ci abbiamo del tonno qua. Una pizza che ho fatto, una base di pizza 130 grammi che dovrebbe essere più o meno sulle 300 calorie. Ci ho aggiunto 100 ml di passata al pomodoro. E qua c'ho poche verdurine. Non voglio mangiare troppe verdure che poi mi gonfio troppo. Diciamo che non voglio cambiare gli alimenti negli orari dei pasti, non voglio cambiare tanto, perché più cambiamo adesso e più rischia che cambia un attimino il nostro fisico. Quello che cambiamo sono le porzioni e le quantità. Ecco, io non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora. Come va? Mi aiuti a prendere il pacco? Sì, quale pacco? I pacchi? Sì. Allora ti aspetto qua. A dopo. Ciao. Ragazzi, questi sono i pacchi. Sta aiutando sia Sammy che mia sorella. Yeah, grande Sammy. Ragazzi, stiamo letteralmente portando tutta questa che vi facciamo vedere in casa di Sammy, che c'è un terrazzo fuori, e costruiamo una cosa di bello. Eccoci ragazzi, con i pacchi. Raga, è venuto giù a piovere, abbiamo dovuto fare una pausa, abbiamo ripreso. Ecco qua che ci sta dietro. Sammy, sei carico? Guardate che bomba, raga. Ci abbiamo messo veramente un sacco a costruirlo, poi è venuta giù una pioggia assurda, quindi abbiamo interrotto. Spaziale. Dobbiamo solamente abitare un attimino tutte le cose. Ma qui in teoria ci abbiamo un piccolo setup con barbell, un paio di pesi, dischi di Dubai. Lasciate un like per i dischi di Dubai. E qua, è tipo una power cage con anche i cavi, che abbiamo praticamente creato il pulley system qua. Dovremmo fare qualcosina. Com'è? Can't wait. Nemmeno io, raga. Wow. Raga, io sono a metà allenamento, non so come spiegarvi questa sensazione. Tipo, da sempre che volevo una home gym, una palestra in casa, e proprio per via di questa situazione, quando stavo a Dubai sapevo già che rientrando in Italia hanno riaperto, quindi sti cavoli, però in Spagna ancora non hanno riaperto, non si sa esattamente quando riaprono. Io mi sono messo i soldi da parte per prendermi un power cage, e è una bomba, è una sensazione bellissima. È letteralmente, non è il minimo, perché il minimo è manubrio e bilanciere, però è, raga, è bellissimo. Infatti non vedo l'ora di allenarmi qui per i prossimi almeno 2-3 giorni prima del photoshoot, e poi per tutto il mese di giugno. Non so come spiegarvelo, raga, ho preso anche 2 di questi da 20 kg, da In Sportline, sto aspettando quelli da 15, e veramente, raga, non so che dire. Comunque sto a metà allenamento, vi faccio vedere 2-3 esercizi e poi fisica update. We'll be right back.
ragazzi, io ho appena finito, mi sono rimesso questo che faceva un po' freddo, c'è un vento strano. Voglio farvi vedere un physique update di letteralmente 3 days out prima del mio photoshoot. Proviamo a paragonare rispetto a stamattina. Non so bene come sia la luce, speriamo sia clemente. Non so manco bene perché forse questa telecamera un pochino distorce. Se sto al centro sembro più piccolo, se sto al laterale sembro 20 volte più grosso. Comunque sì, non penso mai di essere stato in questa condizione in vita mia. Non vedo l'ora di fare il photoshoot e vedere come sono. Rispetto a stamattina, avete visto, bastano pochi carboidrati, un po' più di acqua, cibo, pump. E quando sei rifinito stai veramente molto molto meglio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Veramente, secondo me è la migliore condizione che ho mai raggiunto. Peso praticamente 71 kg, che è leggerissimo, però braccia sono comunque 40 cm, è solo che c'è ancora grasso, quindi non si vedono così tanto. Però vabbè, dai, mi reputo contento, diciamo, abbiamo quasi finito la definizione scientifica. Io vi prego, veramente, se vi sta piacendo questo video, lasciateci un like per tutto lo sforzo che veramente ho fatto, e so che molti di voi hanno fatto la stessa cosa in definizione. Cioè, raga, ho fatto delle giornate in cui veramente sentivo la fame parecchio. Ho praticamente dovuto togliere il cibo, come proprio non doveva più essere manco un pensiero in testa. Fatemi sapere, veramente, se potete lasciateci un like e un commento facendomi sapere cosa ne pensate. E ora un post workout. Ragazzi, come pasto serale, in realtà questo mi sono già fatto dei pasti prima, questo è l'ultimo snack serale. C'è un po' di riso per un po' più di carbo, ci ho aggiunto 50 grammi di parmigiano e ci ho aggiunto un cucchiaio di olio, e non vedo l'ora di papparmelo. Sembra molto non invitante, ma per me in questo momento è super super invitante. Raga, io ve lo giuro, è buonissimo, cioè don't hate it until lo provate. Riso bianco, parmigiano, se potete ci aggiungete un po' di tonno o fesa di tacchino, veramente una bomba. Finiamo dove abbiamo iniziato, con un piccolo physique update. Vediamo un po' se sono secondo me un pochino meno definito che è normale, c'ho più cibo dentro di me, ho mangiato carbo eccetera eccetera, però in teoria prima del photoshoot dovrebbe comunque aiutare. E vediamo un po' se nei prossimi giorni farò di nuovo così oppure no. Ci sono diversi, diciamo, protocolli di PIC che magari spiego però in un prossimo video, che penso sia un argomento parecchio interessante. Esistono tipo backload, carb backload oppure front load. Io, diciamo, ho fatto un middle load, quindi già da 3 days out mi mangio più carboidrati, e poi 2 days out, 1 day out, quindi domani e dopodomani vedo un pochino, vado molto più a visivo, cioè se fisicamente mi vedo meglio, vedo pieno, allora perfetto. Se mi vedo sgonfio mangio un po' di più di carboidrati, se invece mi vedo un po' acquoso e meno tirato riduco i carboidrati, ok? E sperando che appunto il giorno del photoshoot sto al mio top, vedremo insieme. Io sento che comunque i muscoli si sono riempiti e ci sta, e niente, ragazzi, è la mattina del giorno seguente, voglio finire qua questo video. Se sei arrivato fino a questo punto veramente ti ringrazio di cuore, apprezzo tantissimo. Volevo parlare di Kaizen, quindi facciamo un piccolo aggiornamento. Ho parlato con i produttori, mi hanno detto che riusciranno a completare tutte le magliette il 15 giugno, ok, sperando che non ci siano ritardi, e poi ci dovrebbero mettere 4 giorni per inviarle qui a me, ok? Quindi se tutto va bene entro il 20 giugno io avrò tutto Kaizen. Intanto sto preparando il resto, se seguite la pagina su Instagram mi raccomando andate a vedere, perché faccio vedere delle piccole cose che qua non ho ancora fatto vedere. Andate a seguire la pagina Instagram se volete sapere di più. Quindi in teoria se il 20 mi arrivano senza ritardo, magari c'è un'altra settimana, comunque la devo includere per essere sicuro, almeno una settimana, altri 10 giorni, probabilmente il lancio verrà fatto, spostato un attimino a fine giugno oppure inizio luglio. Ancora non ho una data
esatta, precisa, appena lo sappiamo, appena abbiamo la roba posso confermarlo, ma non voglio darvi una data e poi non mi arrivano le cose a me, e lì veramente bruttissimo, perché magari crei tutto questo hype e poi non c'è le magliette. Quindi vi dico solamente probabilmente fine giugno oppure i primissimi di luglio, per essere sicuri, e questo sia l'aggiornamento. Non vedo l'ora veramente di farvela avere. Su Instagram tutti voi mi state veramente bombardando di super cose positive, io spero veramente che, non lo so, spero che sia un successo, raga, spero che vi piacerà, che faremo sold out, che una volta che vi arriva vedrete tutto, che non è solamente un prodotto, è proprio l'esperienza Kaizen ed è il messaggio Kaizen, miglioramento continuo, veramente non vedo l'ora, una volta che lo indossate, che ci sentiremo tutti più uniti, più forti verso il miglioramento continuo. Quindi, sembra molto romantica sta cosa, sta inquadratura con un dipinto e il rosa. Vabbè, questo è tutto per il video oggi. Il prossimo video sarà il video del photoshoot, in cui vi mostro la mia, diciamo, condizione finale dopo questi 90 giorni di dieta. Se sei arrivato fin qua, ti chiedo un secondo, lasciaci un like e hashtag nei commenti Project X. E sì, questo è tutto. Ti ringrazio di cuore e noi ci vediamo nel prossimo video.